E il boom dello Sky Race non è una specialità per tutti, è una mezza maratona da correre in quota, eppure all'unica prova che si disputa in regione c'erano 500 concorrenti. Vediamo. La Sky Race delle Dolomiti Friulane è giunta alla terza edizione. In pratica è una mezza maratona, distanza di gara intorno ai 22 chilometri, che si corre, per chi ci riesce, su sentieri d'alta montagna, laddove le persone normali camminano e ogni tanto si fermano ad ammirare il panorama. È l'unica prova di sky running che si disputa in Friuli Venezia Giulia, inserita nel calendario nazionale di queste manifestazioni che toccano tutto l'arco alpino. La federazione vorrebbe includere la prova fra quelle valide per il campionato italiano. Gli organizzatori di Forni di Sopra puntano comunque all'aspetto promozionale della manifestazione, che quest'anno, complice la splendida giornata di sole, ha avuto un boom di iscrizioni, ben 500 contro le 340 dello scorso anno. E diversi appassionati da fuori regione non hanno potuto partecipare perché gli alberghi erano praticamente pieni e non vi erano più posti letto disponibili nella zona. Il percorso si snoda nel parco delle Dolomiti Friulane attraverso il Troide Sclops o Sentiero delle Genziane. Partenza e arrivo sono fissati a Forni di Sopra, nell'area del Davost. L'itinerario tocca il rifugio Fly Bampacherini in Val di Sola, la Forcella dell'Inferno, Casera Valmenon, il rifugio Jaff. Con 500 partecipanti ci sono più gare nella gara. I più forti sono risultati gli atleti dell'Aldo Moro Paruzza. Ha vinto nettamente Antonello Morocutti, che ha coperto i 22 km in 2 ore 4 minuti 52 secondi. Staccato di oltre 6 minuti Matteo Pilerhofer, ancora più indietro Johnny Morocutti. Fra le donne, successo di Paola Romanin, anche lei dell'Aldo Moro Paluzza, recente bronzo in Coppa del Mondo di Skyrunning in Val di Fassa. Ha impiegato 2 ore, 33 minuti e 45 secondi. Sul podio anche Carla Spangaro e Laura Orsella. Non solo fenomeni, comunque, molti dei partenti hanno affrontato il percorso passeggiando, rimanendo nel tempo limite di 7 ore. E anche per i meno veloci è stata una faticaccia.